Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo episodio della Pokémon Legacy. Life is harder than I like to think, but it's easy when you're by my side. No point in calling, you just have to see the fundamentals of our life tonight. Cause I've been looking at a photograph of you, and I've been thinking about all the ways you move. This isolation got me feeling like a movie, my love. Yeah, when I wake up, I feel empty, not beside you. My whole life been searching just to find you. This quality, e allora ragazzi, oggi Ash ha chiamato Pikachu perché, come avrete visto dalla schermata iniziale, oggi è il Festival della Luce e non poteva non invitare la sua migliore amica. Ce l'ha abbracciata sua sponta, ragazzi. Io questi qui li adoro e Pika non poteva non accettare. Cioè, è un festival particolarissimo questo e non vedeva l'ora di vederlo dal vivo. E guardate la barra dell'amicizia, che punto è. Stanno addirittura facendo una conversazione profonda, ottimo. Vediamo se possiamo già chiedergli di essere migliori amici. Forse non ancora, magari rallegrala un attimino. Lei deve fare sempre le sue battutine, cioè la maggior parte delle interazioni escono veramente in maniera automatica. Ottimo. Ma andiamo subito qui, perché immagino che Pikachu abbia fame, ecco, infatti è sempre quella che ha più fame rispetto agli altri. Allora, venite prima qui, entrambi. Pikachu vuole assolutamente... Oh! E beta, e spendiamo questi 300 simoleon. Acquista un kimono e indossalo pure. Tu invece... vieni qui e guarda la tua... innamorata. Allora, li ho messi nella stessa unità familiare in modo che posso controllare entrambi. Che cosa? Perché questo cappuccio? Ma dai, Pika, sei oscena, te lo posso dire. Ma dai, vabbè, direi intanto abbiamo i fuochi d'artificio. Voglio guardarli. Dove stanno scoppiando? Non si sa. Il sole sta quasi per tramontare. Vieni subito qui, guardare quest'albero particolare. Prima che Ash faccia acquistare anche lui un kimono, va? Indossa il kimono del festival, vediamo. Vediamo con lui. Ma come? Perché? Vabbè. Acquista ovviamente una capsula Simmy, cioè necessariamente. Perché vi ricordo che con lui stiamo facendo la collezione. E soprattutto poi vieni qui, esprimi un desiderio con Pikachu. E dicevo, li ho messi nella stessa unità familiare di modo che possano così oh, che carini, di modo che possano così posso controllare entrambi, perché altrimenti uno se ne va da una parte, l'altro dall'altra parte. Quando c'è festival è così, quindi li ho messi nella stessa unità familiare. Vuoi anche fare i gavettoni? Allora, raccontale quella che è appunto la tradizione di confessa l'attrazione di questo festival. Dille comunque che non è un vero e proprio flirtare, ma che sta benissimo, veramente benissimo con il kimono. Però a questo punto, ragazzi, io lo faccio togliere perché questo cappuccio è scemo. Quindi ti rimetti l'abito che avevi prima e finisce la storia. Tu stai pure con queste scarpe, Ash, l'oscenità. Però io volevo approfittarne, allora, anche... Lei ha accettato? Ha accettato il flirt! Ottimo! Allora, vediamo un attimo
No, io vorrei far ordinare allora qualcosa di particolare. Ordino il cibo, il taiyaki con fragole, decisamente. E lui lo facciamo prendere col tempaccia. Vieni qui. Lei ormai, cioè, veramente si fa prendere tantissimo dai discorsi che fanno insieme. Grazie mille. E invece tu prendi quello al temaccia, sì. Vai, così cambiate, provate cose differenti. E segui la tua lei, ovviamente. La tua futura lei. Non anticipiamo i tempi. Di che qualità è? Ovviamente normale. Chissà che effetto le darà. Oh, e allora continua a parlare con lei, visto come... Ecco, entusiasmati per la musica folk, ovviamente, perché tra le tue musiche preferite, ma poi in bocca. In bocca prima, in bocca prima. Voglio vedere questa interazione, ragazzi. Vuoi assaggiare un po' del taiyaki matcha? Vedi che è molto buono. Mi sa che non farai in tempo ad assaggiarlo. Perché questa interazione ci mette una vita. Vabbè, figurati. Però si stanno guardando automaticamente negli occhi. Va bene, allora dimmi cosa ne pensi di questo festival. Ti piace? C'è un'altra cosa che... Parliamo della temperatura fresca, ma sì. Che potremmo fare? Possiamo andare qui vicino al fuoco. Aggiungi il combustibile, assolutamente. Vieni qui. E voglio vedere che è uscito, è espresso un desiderio speciale. Per aver espresso un desiderio insieme, le stelle brillano un po' di più perché Pikachu ha condiviso un desiderio con un sim speciale, ragazzi. Un sim speciale, chissà qual è questo desiderio, no? Intanto volevo dire che ho bloccato questo desiderio, seriamente, che è quello di baciare qualcuno, perché lei ha, vi ricordo, l'aspirazione dell'anima gemella. Ah, ecco, i fuochi d'artificio escono qui. Passa del tempo. Oddio, che cosa carinissima. E a sto punto io direi balla un po'. Balla un po'. E cambierei anche il colore del fuoco, lo metterei sul rosa scuro, dai. Vediamo un po' cosa esce. Cioè, guardate ora. Di sera, quanto è bello l'effetto, bellissimo il festone. Ma ve li vedete sti due insieme? Lei ovviamente che deve sempre esagerare. Indy che ridi, ma chi sei? Ah, lui, ok, perché si è bruciato. Ma ragazzi, posso dire una cosa? Mi è uscita proprio bene, Pikachu, eh? Mi è uscita proprio bene. E lui lo sa bene. Ok, fermiamoci qui. Io comunque adoro questo kimono, lo posso dire? Ti prego, Domenico. Dio, mi si stanno le orecchie. Che carino il fuoco così. Però, ecco, io adesso voglio farlo, ragazzi. Direi di... passa del tempo, non si può fare di passare del tempo insieme. Peccato di abbracciarsi davanti al fuoco, non si può fare. Intanto io proporrei di farci una passeggiata, dato che l'altra volta ci uscì molto male qui, in modo da ammirare dall'alto tutte le lampade, le candele. Fai un'escursione. Io voglio andare non nella foresta, ma quella panoramica, in modo da andare sul ponte con Pikachu. Ce la possiamo fare. Ed eccoli qui questi due che chiacchierano amabilmente. La giornata è perfetta, il penultimo giorno d'estate. Cioè, ragazzi, è meraviglioso. Guardate il cielo, stellatissimo. E voglio farvi ammirare dall'alto come veramente si può godere del festival. È veramente wow. Voglio farvi ammirare. Ecco qui. Tutte le candele sui mari, sul fiume, le lanterne, lo adoro. E perché ho voluto proprio oggi approfittare di questa occasione? Perché secondo me questo tra tutti è il Spingo? festival più romantico che esiste. Secondo me, per come è organizzato e anche per lo scenario, è anche più romantico del
del festival di San Mesciuno, di Vita in Città, perché, guardate, stiamo facendo creare ulteriori ricordi tra questi due. Grazie a questa escursione, lui scatta una foto del panorama, un po'... Sì, glitch non ce ne sono qui, eh. Ah, pensavo ci fossero, guardate, gli spiritelli, invece no. Vedete, vedete, Matrix, come anche lei oggi è lei che si sente più ispirata, eh? La barra dell'amicizia l'avete vista, sta crescendo a dismisura. Lui si sente continuamente osservato da lei, ma guardate che bello lo scenario dietro con le candele, vabbè. Non voglio ripetermi, ma io sono innamorata di queste cose, veramente mi lascio trasportare un sacco. Zopi, the bulb, it's Guardate. flesh. So what up, No, baby? vabbè, meraviglioso. Stai facendo un profondo respiro perché stai guardando le tombe, giustamente. Sarpava. Guardate lo sfondo, ragazzi, le montagne innevate. E lo so che devi andare in bagno, ti prego, resisti. E ragazzi, ci sono gli altri spiritelli, però io eviterei oggi di prenderli perché oggi siamo concentrati su altro. Però abbiamo capito che in Cina, ok, in Giappone, ma nel nostro caso a Monte Komorebi, gli spiritelli sono abbastanza diffusi. L'uccello che vola laggiù, vabbè. Cioè, guardate, Pikachu non riesce a togliere lo sguardo di dosso. E oggi stiamo facendo un percorso veramente alternativo perché passeggeremo. Io voglio arrivare anche sul ponte e vedere veramente da qui lo scenario sotto un'altra luce. Ragazzi, lui sta consultando la cartina, spero non si sia perso. La bellezza, ragazzi, la bellezza. Ed eccoci sul ponte, siamo arrivati. Cioè, da qui che voglio vedere la città. Mamma mia. Cioè, ragazzi, questo dovrebbe essere tre punti più alti. Adoro. Mamma mia. Perché non sono io lì? Continua a raccontargli le storie, lui, no? Ora voglio vedere il Moodlet che esce dopo questa escursione. E infatti, sensazione di fiducia in sé. Ok, e poi ricordi di cucina, giustamente, località più pittoresche. Niente esprime il proprio cosmopolitismo più di un selfie in ogni località. Hai ragione, perché questo è un posto da fotografare tutto. La luna, cioè, la luna oggi è gibbosa calante. Stefa Guardate Mubis, lei, huh? ormai Yeah. veramente iperpresa. Ragazzi, io penso che ormai ci siamo. Profondo Gurgadel. respiro, scopri cosa sta Nord. succedendo. Cioè, ragazzi, hanno Babson. appena finito, sono le 5 e mezza del mattino, questi non se ne sono manco accorti. Per favore, fatevi un selfie. Tu però adesso cambiati perché veramente non posso vederti così. Mettiti. Ma anche questo? Bugia, no, fai lo stile, Ash. Mettiti questo che proprio lo amo, apri anche la capsula, ma devi fare la foto con lei. Scatto una foto con. No, vabbè, va bene pure così, guardate, mi accontento. Oh, fame ovviamente non ne avete. Voglio vedere, vedete il pannello che si è aggiornato? Cos'è uscito? Come con relazione, ok. Cucinare insieme, l'unione fa l'escursione, espresso un desiderio insieme al Festival della Luce, cioè ci rendiamo conto. E si conoscono completamente ormai. La raccolta della nostra Asha, coinvolgente, le dici, sono felice che stai Agor, esplorando Gefa, questo posto, War, sai, questa è la Vulpasa, mia casa, la mia Bayefa, terra che poi e io lo Baheshi amo e sono Masa, felice che tu lo Goya apprezzi, sai, non è da Karuf, tutti, perché è un posto Watanini, molto Shou particolare, molto Bikaba, diverso da Shalva, quello a cui anche tu sei Shalva abituato, Macorbeth, però io Wagarani qui Bayou, ci sono le mie radici, Pandozer lo Pow, amo. E infatti, Grizzly ragazzi, Plume, dovremmo poi Oh, anche Exi, decidere insieme Hyrum, dove in Rissala futuro farli Grimbar, vivere questi due, sia a San Pardew Sinsa Mesciuno o Plush. qui. Non è una decisione facile Luxfe per Finerba. me. E lei le risponde, gli Ah, risponde: Bincapa. Sai, Ash, comprendo perché sei innamorato di questo posto. E sì, diventate migliori amici, ragazzi, guardate la Jeeps. barra! Non mi sono dovuta minimamente forzare. Yip Sims. Oh, sì!
E a questo punto, ragazzi, a questo punto, io penso che lei deve lavorare tra poco, ma anche lui, no? Non posso fargli prendere un giorno di vacanza, no, un giorno di festa per entrambi. Lui glielo dice: "Senti, Pikachu, io ti proporrei, sai, di rimanere ancora un po' con me. So che abbiamo passato l'intera notte insieme, ma è stato divertente e mi piace stare con te, ti confesso che mi piaci davvero, e dato che nessuno di due lavora oggi, rimani ancora un po' con me, non andare subito via, per favore. Puoi tenerne le mani?" Sì! Oh mio Dio, ragazzi! Vediamo come reagisce lì, ragazzi, ho paura. Guardate la sua faccia, mio Dio, mi sto sciogliendo, mi sto sciogliendo. Lei a sto punto le risponde, gli prende anche lei le mani, confessa la sua attrazione e vediamo se riusciranno a fare un passo successivo. Cioè, vedete, lei, una volta che ha massimizzato l'amicizia, per questo l'ultima volta vi ho detto, ragazzi, è demisessuale. Abbiamo dovuto fare altri 3 appuntamenti. Gli ho fatto il contrario, ovviamente, fuori registrazione. L'ho fatto per non ripetere sempre le stesse cose negli incontri, per giocare alla Play o al locale di Semeshuno, che è il loro locale dove si radunano col club, sempre per videogiocare. Insomma, in modo da sviluppare ancora di più l'amicizia. Devo dire che ha funzionato. Ci siamo andati piano piano piano, ma lei adesso con lui ha sviluppato un livello di amicizia, entrambi molto flirtanti, wow, che non ha con nessuno. Ecco perché lei aveva già il desiderio di baciarla, ma non era ancora sicura, ma ora lo è. E proprio per questo, ragazzi, questo passo non lo faccio fare lui, lo deve fare lei, perché lei ora è veramente fiduciosa e prende l'iniziativa, anche perché diciamo che l'ha mandato male parecchie volte nell'appuntamento precedente. Mio Dio, ragazzi, sono iper emozionata! Piango, piango, piango. Io veramente sono emozionata in questo momento. Può un gioco emozionare così tanto? Sì, ragazzi, The Sims può, so che non è l'unico, ma in questo caso per me non ce n'è per nessuno. The Sims è The Sims e ti prego, immortalala, perché in questo momento lei ha gli occhi a forma di cuoricino. E tu devi fotografarla, c'è troppo bella. Ora però c'è un altro discorso da chiarire. Guardatela, mio Dio, ragazzi, vi prego. Se non è stupenda questa foto, a sto punto proprio mettere il filtro perché. Ok, ne facciamo sempre 5, voglio farne un'altra però. Questa è bella, lascerei proprio questo effetto, eh? In modo da avere anche delle foto diverse in giro per l'appartamento. Vabbè, adoro. Oh, ma guardatela, ma guardatela. La stupendità. Va bene, adesso però dobbiamo parlare di cose serie. E a questo punto, ragazzi, però è Ash che deve fare un bacio, oddio, un bacio, cioè ormai penso solo a questo, un passo importantissimo, la bacia e dice: "Pikachu, non sai da quanto ho aspettato questo momento, veramente, non ho mai, mai, mai provato per te quello che ho provato per altre persone. Ti prego, diventa la mia fidanzata, ti prego, ti prego." Oh mio Dio, lei ovviamente dice sì, ma può dire di no secondo voi? E certo che no. E quindi io a questo punto propongo di chiudere in bellezza. E no, ragazzi, non con quello che pensate voi. Ed è qui, ragazzi, che ci troviamo. Perché secondo voi? Perché non potevo fargli fare già da ora il primo fichi fichi, ragazzi. Vi ricordo che Pikachu non ha mai avuto altre storie prima, e quindi deve essere qualcosa di veramente molto speciale e romantico per lei. E certo, sapendo questo, Ash
non spreca così l'occasione, vuole organizzare qualcosa di molto speciale. Per cui la cosa speciale è proprio questa, la slitta. Non ci è mai andata prima Pikachu perché lì è sempre vissuto in città e quindi godiamocela. Voglio vedere quanto cadrete, perché sicuro cadrete. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Oh mio Dio. Cioè, ragazzi, questi mi cadono. Ah no, però si è Ok, spaventato. fa. Facciamo un altro giro, Sto dai, facciamo un altro giro. Ma guardate che desiderio è uscito Pikachu di amoreggiare con Ash, cioè da 0 a 100 in un nanosecondo, in un nanosecondo. E a questo punto, Wow. ragazzi, lasciamoci Ciao, così, guardando questi due in questo modo. Io vi ricordo che questa è l'ultima puntata di questa stagione, ci rivedremo direttamente a settembre e mi prendo quindi questi pochi giorni di pausa estiva. Vi ringrazio per aver seguito questa serie in maniera così calorosa, ringrazio soprattutto Chocorin che me l'ha suggerita e ci rivediamo per la prossima puntata a settembre. Fatemi però sapere nei commenti cosa ne pensate di questa scelta, di questo snodo principale e soprattutto per sostenere il canale, il lavoro che faccio, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao!